Bene, buongiorno. Ora vedremo come utilizzare un programmino che si chiama LSL Editor. Il programmino LSL Editor consente di editare gli script, per esempio questo, in un modo che definiremmo un pochino più umano, quindi possiamo vederli meglio. Perché con questo editor che è disponibile su con Life o OpenSim, le possibilità di lavoro sono molto ristrette e gli errori sono segnalati anche abbastanza male e quindi è un po' scomodo. Allora, l'SL di editor lo trovate cercandolo semplicemente LSL Editor Community ed è un programmino che è stato aggiornato fino al 2018, quindi è relativamente recente. Lo scaricate da qua con download, quindi cercate LSL Editor Community Edition. Funziona solo su Windows, ma con Wine, se siete abbastanza smaliziati, potete riuscire a farlo girare. È un programmino molto piccolo, relativamente piccolo, anzi piccolissimo direi, sono poco più di 1 MB. Quando lanciate LSL Editor vi compare automaticamente uno script. Comunque, descriviamo un po' cosa succede in questo LSL Editor. Allora, sostanzialmente compare vuoto, ma quando aprite potete costruire un LSL script anche CtrlN, quindi premo CtrlN e abbiamo uno script vuoto. Ora, questo script vuoto, adesso qui non sempre mi funziona, ma facendo outline, no, cioè a volte funziona che fa vedere proprio la lista degli eventi, però la cosa importante è che funziona un po' come l'editor normale di Second Life, ma consente di fare una serie di cose molto interessanti. Ad esempio, qua supponiamo di voler fare una listen. Allora io vado qua, faccio LL, e vedete che mi fa un autocompletion, si dice, autocompletamente, e quando io scrivo LL listen, mi fa vedere tutti i comandi che iniziano in quel modo, mi fa vedere anche una informazione di che cosa fa in inglese, e se faccio return mi fa vedere tutti i parametri. Quindi dice adesso dammi l'integer channel, quindi diciamo 0, dammi il nome da cui ascoltiamo, che mettiamo niente, diamo la chiave niente, in realtà qua bisogna mettere una null key. E poi il messaggio che ascoltiamo, niente, chiusa. Ecco, vedete, quando chiudo le parentesi, mi fa vedere qual è la parentesi che sta chiudendo. E se, ad esempio, adesso io ho dimenticato di scrivere il punto e virgola, quindi c'è un errore, adesso vedrete che lui mi dirà. Intanto, quando vado a capo, vedete che succede un po' di stranezze, ma soprattutto c'è la possibilità da edit. Advanced, no, c'è da qualche parte un syntax checker che è F6. Se io faccio F6, ecco, vedete, è previsto un punto e virgola, me lo dice qua sotto. E dove? Qua. Quindi io so che lì ho dimenticato un punto e virgola e glielo vado a mettere. Se ho dimenticato una parentesi, come esempio in questo caso potrei dimenticare una parentesi, analogamente facendo F6 mi dice un sacco di errori, soprattutto il primo è questo. Vedete che qui dice è previsto un punto e virgola. Non mi dice esattamente che manca la parentesi, però mi dice che in questo punto con F6 c'è qualche cosa che non va. Quindi io devo ricordarmi che c'è la parentesi. LLListen, vedete che adesso mi ha messo tutto un po' strano, ma se faccio CTRL-D mi allinea tutto. Quindi praticamente se voi avete degli allineamenti un po' strani del vostro codice, sappiate che facendo CTRL D magari di tutto il sarebbe qua Advanced Format Document, CTRL D, ah sì, vabbè, non fa la formattazione all'interno della riga purtroppo, però la formattazione iniziale, cioè l'indenting iniziale, ve la fa. Quindi se questo indenting è tutto strano, CTRL D ve lo rimette a posto. Oppure se avete pochi spazi, CTRL D, e
e ce l'avete a posto. Ecco, dicevo, l'listen, così ho messo in ascolto, ma se io volessi mettere il metodo che si chiama, cioè l'evento, listen, devo fare listen e vedete che qui abbiamo, questo qui, il fulmine indica che è un evento e quando lo seleziono mi mette automaticamente tutti i parametri, così non me li devo ricordare. Quindi in questo caso questo qui è un touch start e dice quando, no, quando entra, va in ascolto e quando si dice qualcosa sul canale 0, qui ci sarebbe tutto il discorso, ma noi facciamo, se ci limitiamo a fare una cosa molto semplice, LL6, 0, e diciamo hai detto più message. Anche qua il concetto è che se ci dimentichiamo le virgolette, quindi se mettiamo una cosa così, F6 ci aiuta, nel senso che ci dice che qui in questo punto c'è un errore. Vabbè, ci aiuta nel senso che è molto più rapido che non lo script. Quindi qui c'è un errore, ma semplicemente perché non abbiamo chiuso le virgolette, quindi le virgolette sono qua. Ok? Quindi facendo così abbiamo con F6, F5, F6, abbiamo LSL syntax sims, ok. Ora a questo punto questo script potremmo copiarlo tutto facendo select all, control A, control shift A dice. Quindi facciamo Ctrl Shift A. No, vabbè. Facciamo Ctrl A. E qui andiamo su un nostro. Andiamo in un punto su Craft. Gli facciamo un nuovo script. E quindi possiamo fare Ctrl A, Ctrl V e abbiamo il nostro. Vedete che c'è il nostro signore. Quindi facciamo Save. Object è lo avatar. A questo punto sappiamo che è in ascolto sul canale 0, quindi se noi diciamo a, vedete che mi ha detto hai detto a, e quindi questo è il nostro oggetto. Ora notate che quando andiamo c'è anche un edit qua e vedete che quando lo clicco mi torna e mi apre il mio editor. Questo editor super potente. A voi non lo fa perché non lo fa? Perché per farlo dovete andare in Advanced, l'Advanced di Firestorm avanzato si ottiene con Ctrl-Alt-D, vedete che se faccio Ctrl-Alt-D sparisce, Ctrl-Alt-D compare Advanced, poi qui andiamo su Show Debug Settings, mi fa un avvertimento, e poi qua cerchiamo external editor. External editor, e qui come vedete ci ho messo la posizione in cui ho scaricato il mio file, lsleditor.exe. Facendo così io ho accesso praticamente a tutte le potenzialità del mio lsleditor. Io questo e si ottiene facendo edit così. E le modifiche che faccio qua dentro sono immediatamente registrate quando esco. Quindi faccio hai detto questo, Ctrl S, e vedete quando faccio Ctrl S lui automaticamente modifica, nel senso che quindi mettiamo asterisco, Ctrl S, e vedete che lui lo imposta lì dentro. Quindi questo è lo strumento che vi consiglio caldamente di usare per riuscire a scriptare in un modo un pochino umano, per trovare subito gli errori, per trovare quando finiscono le parentesi graffe. Quindi questa parentesi graffa, ad esempio, vedete che finisce lì, questa parentesi graffa finisce lì, e per capire se tra l'altro dovrebbe esserci anche la possibilità di vedere, ad esempio, qui mettiamo go to stato 2, per esempio, e se io faccio F6, vediamo un po' se me lo accetta. Ecco, dice che il no, state stato 2, scusate, state stato 2,
Facciamo F6. Ok, la sintassi è giusta, ma in questo caso non è il corretto perché manca lo stato 2. Quindi per fare lo stato 2 qui dovrei fare il stato 2, e qui dovrebbe fargli il suo stato come mi sta insegnando. Quindi state, entri. E quindi mettiamo LL owner 6, sono nello stato 2. Ok? Quindi questo qui, come vedete, andiamo da uno stato ad un altro. Tra l'altro, in questo caso, vedete che se sono nello stato 2, quando bisogna rifare LL listen, quindi magari facciamo LL listen, sarebbe questo, lo prendiamo da qua. E quindi mettiamo, quindi facciamo sempre nella listen di quello. Questo è lo stato che magari è uno stato che non ha voglia. E dice: non ho voglia di risponderti. Voglia di risponderti. E quindi. Tasa. E poi diciamo che quando ha fatto questo possiamo fare state. Default, vedete che mi propone tutti gli stati possibili. Quindi questo, io ho fatto uno script che quando risponde una volta passa dal primo stato al secondo, e quando è nel secondo stato è uno stato svogliato, che non ha voglia di rispondere, e quando risponde di nuovo quello torna nello stato principale. Okay? Quindi noi direi che l'ha compilato. Andiamo qua. Quindi se gli diciamo FFFF, lui mi risponde quello, ma in realtà poi se gli scriviamo ancora non ha cambiato lo stato. Vediamo un po', facciamo un pochino il debug di questa cosa. Qui l'unica cosa, ricordiamoci che qui ci apre un po' di finestre, quindi le ho chiuse tutte. Andiamo in edit. Ah, era sul touch start che faceva lo stato. Ok, perfetto, niente, quindi era così. Quindi per farlo cambiare di stato dobbiamo fare un click. Vedete che lui dice sono nello stato 2, e a questo punto quando è nello stato 2, se gli dico qualcosa dice non ho voglia di risponderti, ma è andato nello stato default, e quindi a questo punto io posso mi risponde. Okay. Quindi questo è, credo, tutto per l'SL Editor, che ricordiamo lo trovate qui su sourceforge.net, Projects LSL Editor. Quindi se vi confonde non usatelo, però se avete bisogno di qualche aiutino per poter scriptare, sicuramente è interessante e importante.